Le manca l'università? Molto. Cosa le manca in proprio? Mi manca l'insegnamento. Che una delle soddisfazioni più grandi che ho è quella di avere studenti che mi scrivono. L'ultima volta è stata davvero un'emozione. Passavo sotto la volta per la trattoria del tribunale e una persona che stava mangiando si è alzata e mi ha detto: professor Pagliari, la posso salutare? Era un avvocato che si era laureato con me 20 anni fa. Queste sono le vere soddisfazioni dell'insegnamento, perché l'insegnamento è soprattutto creare il rapporto umano con lo studente. Se uno riesce a creare il rapporto umano con lo studente, riesce anche a essere utile allo studente sul piano culturale. Cosa pensa dell'Università di Parma? Come la vede rispetto alle altre? Per me l'Università di Parma è la mia università. Credo che, peraltro, la potenzialità dell'Università di Parma sia assolutamente fortissima, non solo per la qualità che complessivamente ha il suo corpo docente, ma anche perché la dimensione dell'Università di Parma è la dimensione ideale, che garantisce maggiormente il rapporto tra il docente e lo studente. È quello, perché quello che mi dicono gli studenti delle grandi università è che si sentono totalmente numeri, e sentirsi totalmente numeri alla fine nel percorso di studi, che è sempre un percorso che ha le sue difficoltà anche psicologiche, vuol dire anche soffrire molta solitudine. Qual è la sua opinione rispetto allo scandalo concorsi truccati? Guardi, sicuramente nella selezione con il sistema attuale italiano c'è un elemento di rapporto fiduciario, di rapporto personale. Quello che non dovrebbe mai venir meno, e invece secondo le cronache giornalistiche di questa vicenda è venuto meno, è la capacità di riconoscere le qualità dei candidati a prescindere dall'appartenenza delle scuole. Ma nella selezione dei professori universitari un elemento di natura personale, nel senso, ripeto, di un'accademia che chiama il proprio interno, quelli che riconosce degni di questo, c'è. Se vogliamo dire che è un elemento più soggettivo, possiamo dirlo. Quello che non dovrebbe essere ammissibile è, ripeto, dire a uno: tu non partecipare perché sei un problema. Come ha interpretato la vicenda Borghi e la successiva elezione di Andrei come rettore? A Borghi la responsabilità sembrerebbe legata al concorso, all'indizione o al concorso per la chiamata di un associato. Quindi nessuna implicazione con la vicenda vera dello scandalo. È proprio un episodio che, se verrà confermato, offende questa università, che non merita di essere offesa. Questa è un'università dove ci sono stati in tutti i campi persone di qualità indiscussa, di livello anche internazionale, ma anche di una profonda etica, e qui siamo andati veramente fuori, per cui mi dispiace molto, perché sicuramente il colpo che è stata data alla nostra università come immagine è un colpo che c'è e ci vorrà del tempo a superarla. Penso che la scelta di Paolo Andrei sia la scelta che pone la premessa per un rilancio. Parma è la sua università e viceversa, e che la qualità dell'università, il prestigio dell'università è il prestigio di Parma. Lei è il parlamentare più produttivo della 17ª legislatura. Ha tempo per stare a Parma? Beh, certamente quando torno a casa il tempo per godermi la famiglia, senza retorica, e la città, cerco di averla. Io ho una parte della giornata quando sono qui, il sabato e la domenica in particolare, che normalmente è legata a andare in giro per il territorio o in città, le manifestazioni dove si viene invitate, perché credo che questo sia molto importante. Ho la passionaccia del tennis, la passione giovanile che è diventata una mania senile, per cui all'ora di pranzo mi taglio il tempo
della partita con i miei amici, che lo spogliatoio è più faticoso dell'aula del Senato. Che parere si è fatto dell'amministrazione Pizzarotti? Guardi, io sono stato nella prima legislatura di Pizzarotti un suo, diciamo, avversario. Adesso siamo al secondo mandato. A fine dell'altro mandato si debba dare atto che un risultato è arrivato, cioè è arrivato il risultato del Parma Capitale della Gastronomia UNESCO. Bisogna che si aggiungano altri risultati. Cosa ne pensa della candidatura di Parma come città della cultura 2020? Ce la possiamo fare? Beh, io mi auguro sicuramente di sì. Non mi nascondo che la cosa non è assolutamente semplice. Io sono convinto che Parma ci arriverà. Poi non ho la sfera di cristallo, non sono il ministro della cultura, quindi non posso dire che lo vincerà per il 2020. Posso solo dire che amico di Franceschini lo stresserò adeguatamente, però c'è un quadro complessivo di cui bisogna tener conto, e per quanto noi parmigiani siamo piuttosto portati a pensare che esista Parma e poi il resto del mondo, in realtà esiste tutto il mondo e Parma in mezzo a tutto il mondo, e quindi c'è un equilibrio sempre da trovare. Un altro argomento molto scottante è sicuramente quello riguardo lo Ius Soli. Cosa non abbiamo capito noi italiani? Ma no, secondo me non abbiamo capito che in realtà il quadro attuale della legislazione è già un quadro che consente l'acquisto della cittadinanza ai figli degli immigrati. E queste due, la legge sul cosiddetto Ius Soli, che poi è la legge sullo Ius Soli e sullo Ius Cultura, che sono due cose differenti fra di loro, in realtà aggiungono due ipotesi, ma se si pensa che non votando lo Ius Soli o non diventando legge lo Ius Soli si impedisca ai figli degli immigrati di diventare cittadini italiani, si sbaglia. I 5 Stelle hanno scelto il proprio candidato premier, Di Maio. È possibile vedere Di Maio premier? Io spero di no. Ma intanto vorrei sottolineare un dato, è veramente, come dire, incredibile che si possa dire che c'è stata una scelta del Premier da parte del mondo dei 5 Stelle, perché 31.000, 32.000, 33.000 click sono un nulla. Quanti di questi click sono stati davvero click spontanei? Io non credo che abbia nessun titolo Di Maio per essere premio, ma il popolo è sovrano, fermo restando che noi non siamo però una repubblica presidenziale, che siamo una repubblica parlamentare, quindi il premier sarà scelto pur sempre dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali e dovrà ottenere la fiducia del Parlamento. Per quanto tempo sarà ancora senatore? Del domani non c'è certezza. Quello che succederà, succederà. Io, proprio per la ragione che ho detto all'inizio, cioè per la nostalgia dell'insegnamento, sono molto sereno e resterò molto sereno di fronte a qualsiasi ipotesi. Se potrò fare una seconda esperienza la farò. Se non la potrò fare non avrò un minuto di, come dire, di nostalgia o di rimpianto. Ho fatto un'esperienza molto importante, molto significativa, sono contento di averlo fatto. No, la politica non è stato il mio mestiere fino al 2013, è stata una passione ma non un mestiere, può benissimo tornare ad essere un interesse secondario dal 2018 in avanti.